Eccoci qua! Come state? Ben arrivati! Ragazzi, da me sono le 8 di mattina e ancora non è uscito bene il sole. Spero stiate tutti bene e iniziamo subito con una bella lezione di sbarratera workout. Dai, allora! Avremo bisogno poi di un cuscino, di un elastico Theraband se ce l'avete, altrimenti un asciugamano grande va bene uguale, e dei calzini, ok? Allora iniziamo con il togliere i calzini. Anzi, facciamo un attimo, mi vedete con i commenti o li tolgo? Rispondetemi un attimo. Ciao! Che faccio? Li tolgo o li lascio? Forse distraggono un po', dai. Dopo li rimetto. Va bene? Ok. Allora, ci siamo tolti i calzini e iniziamo con lo scaldare i piedi. Praticamente prendiamo, non so se l'avete già fatto come l'altra volta, chi c'era, prendiamo il calzino e lo rilasciamo. Articolando le dita, dobbiamo far diventare le dita molto prensili, ok? Come le dita delle mani. E prendi e rilascia, prendi e rilascia. Ok, adesso più grande, facciamolo uno alla volta, prendi e rilascia, prendi e rilascia, ok? Giochiamo un po' su questo fatto. E giochiamoci un po', ognuno con il proprio tempo. Scoprite quale dito funziona meno degli altri. Ok, un po' più veloce adesso. Ok. Questo è molto divertente, ragazzi, io le faccio ogni giorno. Ok? Ok, va bene. Allora, l'arco plantare l'abbiamo un po' scaldato. Adesso prendiamo un Theraband e facciamo semplice elastico con il piede. Rilasciamo la coscia, ragazzi, e usa soltanto la forza del piede allineato per andare contro l'elastico e lascialo ritornare grazie alla forza dell'elastico, ok? Facciamo più veloce, più lento, come volete, come vi sentite. L'importante è essere allineati il ginocchio con il secondo metatarso. Ok, un po' più veloce. Soltanto mezza punta, mezza punta, mezza punta, mezza punta. E cambiamo gamba. Prima molto lentamente per allineare il ginocchio, per svegliare i muscoli. Sempre controllato, cerchiamo di rilasciare la coscia e andiamo soltanto con le dita, veloce. Ok. Ok, molto bene. Ci siamo?
Ok, adesso i piedi sono pronti. Ruotiamo soltanto un po' le caviglie. Ok, adesso rimettiamo i calzini. Tra l'altro, non so se vedete, c'è scritto Strong, Fierce, Smart, Kind, Dancer, ovviamente. Ok, adesso mettiamo i calzini e iniziamo a strecciare un po' le anche. Il cuscino lo usiamo dopo. Mi vedete tutti? Ok, posizione farfallina. E rimaniamo un attimo qui. E dolcemente facciamo delle onde con la schiena. Testa in avanti e indietro. Puoi tenerti alle caviglie. E disegna un cerchio. E riscaldiamo tutta la schiena e le anche mentre facciamo questo. Ok? Un altro così. E poi under down. Tuffo con la testa e ritorno. Addominali già lavorano qui. E tuffo con la testa e ritorno. E ultima volta. Ok. Bene. Shaker un attimo le gambe e stretchiamoci le cosce. Una coscia alla volta. Allunga. E adesso, prima di finire, spingi contro l'arco del piede. Ok? Lavoriamo un attimo il collo del piede, già che ci siamo. Non ci fa mai male. Ok. Altra gamba. Streccia per bene, se vuoi scrocchiati. E poi spingiamo sull'arco. Molto bene. Ok, adesso ci manca un pelino per iniziare la sbarra a terra. Facciamo passe andeor, un ginocchio sull'altro e questo tipo di stretching qua che probabilmente conoscete tutti, ok? Quindi un passe andeor, piego l'altra gamba e mi streccio così. E altra gamba. Ok, riscaldiamo ancora bene le anche facendo passi under down, under 8 volte. Under down, under, under down, under. Ande dan, ande or. 5, 6, 7 e 8. Sinistra, 1, cercando di lasciare i fianchi a terra entrambi. 2, 3, 4. 5, 6, 7 e 8. Ok, come va? Finiamo con riscaldamento farfallina all'indietro, ranetta. Ok, se siamo così, facciamoci spingere da qualcuno i piedi in giù.
Va bene? Va bene se siamo così, ci aiuta uguale. Aiutatevi o appoggiatevi contro il muro per abbassare i piedi. E rimaniamo un attimo così. Stomaco dentro. E, non so se mi vedete, adesso due mezze punte, una contro l'altra, spingono e mi alzo con lo stomaco e bacino. Spingi una contro l'altra in mezze punte e rimani così. Cinque, quattro, tre, due, uno e rilascia. Ok. Dovremmo essere pronti, abbastanza caldi, per iniziare una bella sbarattella. E iniziamo così, ragazzi. Paralleli piedi, ruoto e ruoto e ruoto e ruoto. Cinque, incrocia quinta, ritorna prima, parallelo con il flex. Uno, due, tre, quattro, cinque. Incrocia, ritorna, stessa cosa con la sinistra. 1, 2, 3, 4, 5, incrocia, ritorna, flex. 1, 2, 3, 4, al quinto, adduttori, quinta più precisa possibile, ritorna e finisco qui. Ripeto poi stessa cosa da dietro, cioè in questa posizione. Ok? Iniziamo. Sdraiati a terra, 90 gradi le mani, stendi i piedi, sentile anche giù, stomaco, lunga la posizione, spalle giù e 5, 6, 7, 8, and out, in e fuori, dentro e ruota, dentro, adduttori e 5. Incrocia quinta, ritorna prima e flex. E uno, ruota tutto. E tre, e quattro, e cinque. E quinta, ritorna e prima sinistra. And one, and two, and three. And four, and five, quinta, prima, e con il flex ultima volta, uno, e due, e tre, adduttori, e cinque, quinta, prima, e ritorna. Ragazzi, se l'abbiamo fatto bene, gli adduttori sono in fiamme già, eh? Ok, andiamo da dietro. Stessa identica cosa. Ci siamo? 5, 6, 7, 8. E 1, e 2, e 3, e 4, e 5. Quinta, prima, ritorna con il flex e uno, e due, e tre, e quattro, e cinque. Incrocia quinta, ritorna prima e tutto sinistra, glutei, adduttori, collo lungo, spalle giù e quinta. Incrocia, ritorna con i flex, ultima volta, uno, e due, e tre, e quattro, e cinque, incrocia quinta, ritorna prima, e rilasso. Ok,
Bene, adesso siamo pronti per i plié e faremo plié, 2, 3, 4, stendo, 6, 7, 8, plié, 2, 3, 4, spingo con i talloni, seconda volta, grand plié uguale, un grand plié normale, un grand plié con i talloni, intanto i talloni che guardano in alto per ruotare ancora di più e poi che spingono uno contro l'altro per stendere alla fine. Quindi due plié, due grand plié, alla fine del secondo grand plié facciamo 1, 2, braccia in prima, grand plié le gambe. 3, 4, mi allungo completamente con i piedi in prima posizione, scavo, 5, 6, ritorno, 7, 8, 1, 2, mi allungo, 3, 4, 5, 6, braccia incrociano prima, 7, 8, ok? Questo qui, questo momento è più importante, mi allungo ancora di più, schiena, collo, per arrivare in terza posizione, ok? Poi ripetiamo stessa cosa in seconda, due plié, due grand plié e di nuovo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e giù, due volte, va bene? Per ora soltanto avanti, prima e seconda posizione. E iniziamo, 5, 6, 7, 8, 1, 2, ruota, 4, ritorna, 6 e 7, 8, di nuovo, 2, 3, 4, spingi i talloni con il flex, 7, 8, grand plié, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, con i flex, talloni su, 7, 8, por de bra, 2, mi allungo, 4, e 6, 7, 8, di nuovo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pro seconda, 1, 2, 3, 4, ruota, glutei dentro, 8, 1, 2, 3, 4, con il flex, 6, 7, 8, grand plié, 2, 3, 4, 5, 6, stomaco dentro, 8, 1, 2, 3, 4, spingi i talloni, 7, 8, 1, 2, e mi allungo, 4, lungo, 6, 7, 8, di nuovo, 2, mi allungo, 4, 5, 6, 7, 8, ok, ci siamo? Da dietro, stessa cosa, plié, due grand plié come abbiamo appena fatto. Invece di questo por de bras, ovviamente dobbiamo cambiare e faremo molto simile. Dopo l'ultimo grand plié faremo 1, 2, 3, 4, apro seconda e 7, 8. Grand plié con braccia alla seconda. Stendo insieme, posizione lunga, apro alla seconda e giù. Per andare in seconda posizione, ok? Quando siamo in questa posizione, ragazzi, occhio che le spalle automaticamente vogliono salire su. Collo lungo, spalle giù. Larghe le spalle in fuori. Va bene? Andiamo da dietro. Plié, plié, grand plié, grand plié, por de bras. E 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, ruota, senti glute, 7, 8, 1, 2, 3, 4,
spingi con i talloni, 7, 8, grand plié, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, spingi con i talloni, 7, 8, por de bra, 2, mi allungo, 4, apro, 6, 7, 8, di nuovo, 2, mi allungo, 4, apro le braccia, vado seconda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, collo lungo, 3, 4, spingi con i talloni, 7, 8, grand plié, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ultima volta, 2, 3, 4, spingi, 6, 7, 8, por de bra, 2, 3, 4, apro le braccia, rilasso di nuovo, 1, 2, mi allungo, apro seconda, and relax. Ok, ci siamo? Ok, molto bene ragazzi. Adesso siamo pronti per i tendu. Prima posizione, faremo tendu, giù, tendu, giù, tendu, demi-rond, demi-rond, giù. Seconda, 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 demi-rond, demi-rond, giù. Stessa cosa, sinistra, due tendu, demi-rond, due tendu, demi-rond, demi-rond, da dietro, identico, ok? 45 gradi da dietro. Molto semplice, proprio per noi, per lavorare l'andeor, ok? Più semplice è, più riusciamo a pensare alle correzioni. Ok? L'impostazione. Andiamo. 5, 6, 7, 8. Allungo. Giù. Allungo. Giù. Tendu. Demi-rond. Fianco giù. E chiudo. Seconda. Fianco opposto giù. Seconda. Giù. Seconda. Demi-rond. Demi-rond, e giù, sinistra, 1, e giù, e 1, stomaco dentro, e 1, fianco opposto giù, e su, e sinistra di lato, giù, e lato, ruota, e ruota, adduttori, e tallone, giù, ok, quindi quando facciamo round, pensiamo a presentare il tallone prima di tutto, ragazzi, eh? Ok, da dietro stessa identica cosa. Ci siamo? 5, 6, ruota, 7, 8. E 1, e giù. Tendu, e giù. Tendu, demi-rond, demi-rond, e giù. Di lato, un, giù, e uno, giù, e uno, e ruota, sinistra, uno, giù, e uno, giù, e uno, e ruota, giù, ultima volta al lato, giù, tendu, chiudo, tendu, demi-rond, demi-rond, e chiudo. Ok. Molto bene. E siamo pronti per gli jeté. Prima posizione, jeté, mi raccomando, è più dinamico dei tendu. Faremo un, giù, uno, quinta, quinta, giù. Seconda, stessa cosa. Seconda, seconda, quinta, quinta, giù. Sinistra, due jeté, terzo con incrocio quinta, chiudo. Di lato, stessa cosa, due, quinta, apro
seconda completa, quinta apro seconda completa e chiudo. Stessa cosa poi da dietro, uguale, ok? Ci siamo? Dinamico. Cerchiamo di rimanere con i fianchi a terra, soprattutto quando facciamo quinta e apro, non portiamoci dietro l'anca. Andiamo, 5, 6, 7, 8, fuori, giù, fuori, giù, fuori, quinta, quinta, giù, seconda, giù, seconda, giù, seconda, quinta, quinta, giù, sinistra, un, giù, e un, giù, stomaco dentro, un, e quinta, giù, e lato, giù, lato, giù, lato, e quinta, giù. Ok, è un po' veloce, cerchiamo di tenere il lato opposto, il lato quello della gamba di terra, immobile, senza fare il cia-cia-cia. Ok, andiamo da dietro. 5, 6, 7, 8. Fuori, giù, jeté, giù, jeté. E quinta, giù, di lato, giù, e lato, giù, lato. Quinta, quinta, giù, sinistra, un, collo lungo, e un, spalle giù, e un, incrocia, senti i glutei. E lato, giù, lato, giù, lato, quinta, quinta, giù. Ok, bene ragazzi, siamo pronti per il round jump. Adesso, oggi faremo un round jump un po' particolare perché voglio che sentiamo la quinta posizione, gli adduttori di più. Quindi iniziamo. Quinta incrocio e round. Quinta. Quindi ogni round oggi lo incrociamo quinta e poi round. Facciamo quattro round or. Un, due, tre. Un, due, tre. Un, due, tre. Un, due, tre. Ok? Dopo i quattro round and or, 45 gradi. Mi alzo. Un, due, tre. Braccia su. Braccia in prima. Ritorno con la gamba che rimane sempre a 45 gradi, ruotata, ok? Non ruotiamo l'andedan, cerchiamo di usare l'adduttore, ok? Quindi 4 round, 1, 2, 3, 1, 2, 3, quinta, 2, 3, quinta, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ritorno, andedan, 1, quinta, giù, 1, 2, quinta. 4 volte, round. Stessa cosa per le braccia. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Giù. Ok? Ci siamo? Poi con la sinistra. Quindi 4 round. 1, 2, 3. 4 per le braccia. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Scendo. E andedan. Stessa cosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Per le braccia. Per le braccia. Per le braccia. Non so se sono chiara. È ancora mattina presto per me, qui a Los Angeles, ma ce la faremo. Non c'è neanche il sole qua oggi, che è strano. Ok, andiamo. Iniziamo il round de jump. L'importante è incrociare quinta e aprire senza lasciarci andare questo fianco. 5, 6, 7, 8, 2, 3. 1, 2, 3 e quinta, 2, 3 e quinta, 2, 3 e quinta, 2, 3. 1, 2, 3, braccia su, braccia prima e ripeto, andedan, seconda front, quinta, seconda avanti, quinta, seconda. Avanti, quinta, seconda, avanti, quinta, un, due, tre, lunga schiena, prima, ripeto, sinistra, quinta, e quinta, e quinta, e quinta, e un, due, tre,
allunga posizione, prima, ritorna, ande, dan, seconda, avanti, quinta, seconda, avanti, quinta, seconda, avanti, quinta, seconda, avanti, quinta, uno, due, tre, su, e prima, e giù, ok, ci siamo? Da dietro, rondo uguale, ande or, prima, passando dalla quinta, quattro volte passando dalla quinta, quinta, e quinta, ande dan, e quinta, un, due, tre braccia di lato, due, due, tre, due, tre, rilasso, ok, stessa cosa, praticamente, che abbiamo fatto davanti. Poi ripeto ande dan, poi ripeto ande or, di lato, partendo dal lato, partendo dal lato. Un, due, tre, due, due, tre, tre, due, tre, e giù. Ok? Let's go. Incrociando dalla quinta. Due, tre, due, due, tre, tre, due, tre. 4, 2, 3, e quinta, dietro, seconda, quinta, dietro, seconda, quinta, dietro, seconda, braccia alla seconda, e su, seconda, e giù, di lato, dietro, quinta, di lato, ruota, quinta, di lato, ruota, quinta, lato, ruota, quinta, braccia seconda, e su, seconda, ripeto, a sinistra, quinta, dietro, seconda, quinta, dietro, seconda. Quinta, dietro, seconda, quinta, dietro, seconda, un, due, tre, braccia su, di lato, ultima volta, laterale, dietro, quinta, lato, dietro, quinta, lato, dietro, quinta, lato, dietro, quinta, un, due, tre, due, due, tre, seconda, e chiudo. Ok. Era più difficile da spiegare che da fare. Ok. Ci siamo? Siamo pronti per il fondue. Allora, fondue per lavorare la coordinazione. Coordinazione di arrivare insieme. Faremo. Plie, 2, 3. Attitude, 2, 3. Stendo, piego. Insieme, arrivo insieme, piego, arrivo e giù, ok? Possiamo farlo 45 gradi o 90 gradi, come volete voi. Poi stessa cosa di lato, 1, 2, 3, attitude, arrivo insieme, ripiego, arrivo insieme, ripiego, arrivo insieme, chiudo. Quindi avanti di lato, avanti con la sinistra di lato, va bene? Poi da dietro uguale. Che dite, lo facciamo davanti, lo facciamo forse 90 gradi, dietro invece 45, ci siamo? Che dite? Siamo abbastanza caldi. Per farlo davanti a 90 gradi facciamo grand plié, grande attitude, standing, attitude, standing, attitude, standing stretch, ok? Di lato stessa cosa, andiamo. Ruota da sotto. Alza il bacino, metti i glutei sotto e 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3, grand plié, 2, 3, attitude, 2, 3, estendi, 2, 3, attitude, cerca di arrivare insieme, estendi, attitude, e stendi, allungo, chiudo e di lato, 1, 2, 3, attitude, e stendo insieme, e arrivo, attitude, e stendo, attitude,
estendo e giù, sinistra, 1, 2, 3, attitude, estendo, ah, cerca di arrivare insieme, e insieme, e attitude, e insieme, estendo, sinistra di lato, 1, 2, 3, 2, 2, 3, stendo, e piego, estendo, e piego, insieme, e giù, ok? Ci siamo? Da dietro faremo tutto a 45 gradi, va bene? Senza alzare i fianchi, senza fare cose strane poi alla seconda. La seconda strisciamo per terra, va bene? Sentiamo il pavimento, così che allineiamo le anche perfettamente. Andiamo. 7, 2, 3, 8, 2, 3, 1, 2, 3, attitude, 2, 3, stendi insieme, piega, e stendi, e piega, e stendi, allungo, chiudo, di lato, plie, attitude, e stendi, e giù, estendi, attitude, estendi, e chiudo, andiamo sinistra, 1, 2, 3, attitude, estendo, attitude, estendo, attitude, estendo, e chiudo, 1, 2, 3, attitude, stendo di lato, attitude, stendo, attitude, stendo e chiudo. Ok, ci siamo. Ok, siamo pronti per fare un bel adagio. Allora, facciamo. Passi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A melopè. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Passe. Développé, demi-rond e giù. Quindi, abbiamo fatto un passé, un développé, un enveloppé, un développé rond. Stessa cosa di lato. Passe, développé di lato, enveloppé di lato, développé rond, chiudo. E poi a sinistra, ok? Per i conti dividiamo più facilmente due conti passé, due conti attitude, due conti stretch, giù. Due conti su, due attitude, due passé, giù, due, 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 ok? Invece il passé in quattro conti iniziale. Ci siamo? Facciamo questo solo avanti e di lato per ora, a 90 gradi o più alto, come vi pare. L'importante, la cosa che mi interessa di più, da quando dobbiamo fare il round, allungo prima su, schiaccio quest'altra perfettamente a terra e poi vado round, ok? Per sentire la gamba di terra ancora più ancorata al suolo. E questa lunga che disegno, va bene? Ci siamo, andiamo, proviamoci. Questo è un po' impegnativo di adagio, ma ce la faremo, ragazzi. Andiamo, passé, développé, enveloppé, développé demi-rond. 5, 6, 7, 8. Coup de pied, 2, passé, 4, ritorna, e 7, 8, passé. 2, attitude, estendo, allungo, giù, e su, attitude, enveloppé, e giù, passe, davanti, allungo, round, e chiudo, relax, e di lato,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, passe, attitude, e stand up, e giù, enveloppe, attitude, passe, e chiudo, passe, developé, demiron, alzo, chiudo, sinistra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, attitude, estendo, e giù, avanti, attitude, e passé, e giù, passé, développé, e ruota, e chiudo ultima volta di lato, 1, 2, 3, passé, 5, 6, 7, 8, passé, 2, attitude, e stendo, e giù, e stendo, attitude, passe, e giù, passe, développé, e demiron, e chiudo. Ok, adesso di da dietro faremo 45 gradi tutto l'esercizio, fino a quando non arriviamo développé, demiron, ci giriamo da qua, demi-rond e giù, e ripetiamo l'esercizio in questo senso di lato, ok? Pa 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 pa, demi-rond giù, va bene? Da dietro facciamolo solo a 45 gradi, non mi serve che alziamo i fianchi e ci storciamo, ok? Non fa niente che abbiamo le gambe basse dietro, l'importante è trovare l'allineamento giusto. Così poi ci si alzano gli arabeschi quando siamo in piedi. Andiamo. 5, 6, 7, 8. Coude pie. 2, passe. Coude pie. E 7, 8. Passe. 2, attitude. Développé. E 7, 8. Arabesque. Attitude. Passe, e 7, 8, 1, 2, développé, fuerte, e chiudo, chiudo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, attitude, développé, e chiudo, enveloppé, attitude, passe, e chiudo, passe, développé, fuerte, e chiudo, sinistra, coude pie, passe, coude pie, chiudo, chiudo, passe, attitude, stendi, e chiudo, chiudo, arabesque, attitude, passe, chiudo, chiudo, passe, arabesque, fuerte, chiudo, chiudo, coude pie, passe, coude pie, e giù, passe, attitude, développé, chiudo, chiudo, enveloppé, attitude, passe, chiudo, chiudo, passe, développé, fuerte, chiudo, chiudo. Ok, ci siamo? Adesso, gran batman. E un, due, e un, due, un, passe, développé, chiudo. Seconda, 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 enveloppé, développé, chiudo. Due, terzo, passe, développé. Seconda, passe,
develope, lancio, ok? Pensiamo soltanto avanti di lato per adesso. E 5, 6, 7, 8. E lancio, giù. E lancio, giù. E lancio, passi e su, giù. Di lato, giù. Di lato, giù. Cerca di non muovere troppo le anche sinistra. Giù. E un. Giù. E un. Passi ruota. E su. Giù. Di lato. Di lato. E un. Passi. Up. Oh, ok, scusate. Oh, molto bene, ragazzi. Adesso facciamo soltanto dietro 45 o un po' più alto, va bene, non serve 90. Dietro 2 grand battement, passe développé, di lato 2 grand battement, passe développé, va bene? Stessa cosa da dietro altro lato, quindi dietro e laterale, stesso esercizio. 5, 6, 7, 8, e 1, giù, e 1, giù, e 1, passe, développé, giù, fuette, seconda, giù, seconda, giù, seconda, passe, développé, chiudo sinistra, 1, 2, gamba man, e 1, enveloppé, développé, chiudo fuette, 1, e uno, e un, enveloppé, développé, giù, ok. Allora, la sbarrettata è finita, abbiamo qualche minuto per fare ancora un po' di esercizi e faremo, facciamo, lavoriamo un attimo i fouetté, ok, servono sia alle donne soprattutto, ma anche agli uomini. Ci mettiamo lateralmente, faremo passe, due développé, vedete? Passe, due développé, batto, batto, apro, batto, batto, apro, chiudo. Passe, due développé, 90, dietro, avanti, apro, dietro, avanti, apro, dietro, avanti, apro, mi allungo. Stessa cosa poi da dietro, passe dietro, sviluppo, avanti, dietro, apro, avanti, dietro, apro, avanti, dietro, apro e chiudo, va bene? Alla fine dell'esercizio facciamo un equilibrio in passé, che vuol dire passé, braccia in prima, trovo l'equilibrio, ruotando la gamba di terra più possibile, ok? Equilibrio in prima posizione, come se fosse proprio un passé alla sbarra. Ci siamo? Dai, andiamo, che ci aiuta per i fouetté. 5, 6, 7, 8, passe, 2, développé, batto, batto, apro, batto, batto, apro, batto, batto, apro, allungo giù, da dietro, scusate, passe, développé, batto, batto, apro, batto, batto, apro, batto, batto, apro, e chiudo, passe, equilibrio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, adesso che andiamo a farlo dall'altra gamba, mi raccomando, più alto passé possibile, ok? Ginocchio altissimo. Il batto batto. Va bene? Andiamo con l'altra gamba. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, batto, batto, apro, batto, batto, apro, batto, batto, apro, allungo giù, passe, 2, 3, 4, batto, batto, apro, batto, batto, apro, avanti, dietro, apro e giù, equilibrio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok,
un po' di core e prendiamo un cuscino, esercizio che mi sono inventata io, vabbè, come l'altra volta quello della penna, adesso abbiamo quello del cuscino. Praticamente mettiamo cuscino tra le due gambe, ok? Quindi da qua, per così, tra le due gambe, chiudo, tra le due gambe, riprendo, ok? Cercando di alzare il più possibile il corpo in una posizione V acuta, va bene? È simpatico e divertente, ma è veramente pesante, quindi facciamolo 10 volte, va bene? 10 volte su. Prendiamo il cuscino, ci prepariamo, cuscino alla mano, 5, 6, 7, 8, su, giù, su, giù, su, giù, coordinazione difficilissima, su, giù, su, giù, su, giù, su, ancora due, su, giù, su, giù. Non so se avete sentito, ma è pesantissimo. È difficile coordinarci, ok? Adesso facciamo un po' di catre e battute. Faremo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Quindi 16 volte praticamente. Batti super ruotato, arrivando su e ritornando giù. L'importante è farlo più veloce possibile, più veloce di quanto credi, e sentendo gli adduttori, piedi stesi, tutto steso al massimo. Va bene, 16 conti così, muovendoci dal basso, gambe salgono e ritornano, cerca di salire organico. E braccia possono essere giù. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non è salito molto organico a me. Ok, vogliamo rifarlo? Cerchiamo di arrivare prima su e poi giù. Va bene, rifacciamolo un attimo. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, un po' meglio mi è sembrato. Ok, adesso facciamo un altro esercizio per la schiena. Cuscino. Ci sdraiamo sul cuscino con il bacino. Senti, trova l'equilibrio. Questa è praticamente la posizione angelo che ultimamente sto insegnando. Ok? Adesso impariamo che quando se stretchi troppo, trova l'equilibrio, il tuo equilibrio preciso, perfetto per rimanere in balance. Una volta che l'abbiamo trovato, incrociando i coude piedi dietro on the or, facciamo le braccia da cigno. 8 conti, va bene? 8 conti muovendo braccia cigno su e giù in questa posizione. Molto lentamente. Parto il braccio alla seconda. 5, 6, 7, 8. Su e giù. E su e giù. E su e giù, e su, e giù, cambio coude e piedi ancora 4, su, e giù, e su, e giù, e su, e giù, spalle giù, e su, e giù, ok, ci siamo, quasi finita ragazzi, ci strecciamo. Mettiamo una gamba sopra il cuscino, quella davanti,
se riusciamo, spaccata, completamente parallela la gamba, entrambe le gambe, ma questa davanti soprattutto. Facciamo fold the bra, senza andare con la schiena, raccolgo i fiori e lancio dietro. Puoi stare con il flex in questa gamba, quindi mi allungo oltre la gamba del flex per raccogliere i fiori e buttarli dietro. Raccolgo, senza fare la gobba, raccolgo e su. Aggiungici un po' di polman e su. E un, due volte ancora e un, e su. E uno, e su. Ok, andiamo con l'altra gamba, stessa cosa. Spaccata sul cuscino, se riesci, è più comodo. Cerca di rimanere parallela con questa gamba. Flex. E andiamo a fare pour de bras. Oltre la gamba, prendi i fiori e lancia su. Prendi i fiori e lancia su. Prendi i fiori. Lancia dietro di te, come Giselle, secondo atto. E su. E uno. E su. Occhio alla gobba, collo lungo. E su, altri due. Un. E su. E uno. E su. Ok. Ah. Ragazzi, abbiamo 3 minuti. Allora, a questo punto io accendo i commenti e intanto noi rimaniamo in posizione ranetta, incrociando le due ginocchia e ci stretchiamo così. Ok? Opposto. Ciao! Ciao a tutti! Cambiamo gamba, ginocchio sopra l'altro e cerca di trovare l'opposizione. Grazie ragazzi. Ah, spero che abbiate sudato un po', io sono sudatissima. Sembra facile, ma la sbarratera è pesantissima, ragazzi. Ok. Ci sediamo in ranetta e godiamoci questo momento. Sì, viva Los Angeles ragazzi, anzi a Santa Monica, qui sono le 9 di mattina in questo momento. Ragazzi, io vi ringrazio tantissimo, grazie per aver lavorato con me. Io insegno tutti i giorni la lezione online su Instagram Live, sul mio account Petra Conti, alle 7 di sera. Ciao Roberto, ti abbraccio fortissimo, grazie per quest'altra opportunità, spero vi siate divertiti, tanti baci a te Roberto e a tutti voi, vi adoro ragazzi, grazie, state safe, state healthy, come si dice? Non riesco più a parlare italiano. Vi voglio bene tutti, grazie, ciao!